La realtà supera la fantasia al Grande Fratello. Nella notte è andato in scena un monologo assurdo e ai limiti del delirante. Protagonista il modello Lorenzo Spolverato, che mentre si trovava tra le braccia di Shaila Gatta, ha deciso di lanciarsi in un monologo ipernarcisistico riguardo al suo fascino irresistibile. Spolverato ha assicurato che è considerato una sorta di divinità da Helena Prestes, idolatrato e venerato per il suo charme. Ha anche menzionato un interesse da parte di Maria Vittoria, che sembra osservarlo con particolare interesse quando è in costume. L'interesse di Shaila Gatta potrebbe aver dato un po' alla testa a Lorenzo Spolverato. Dopo essere stato inizialmente rifiutato da Shaila in favore di Javier Martinez, ora si ritrova tra le braccia della ragazza più desiderata della casa. Questa recente conquista potrebbe averlo convinto delle sue doti irresistibili di Latin Lover, come emerge dal suo monologo delirante di questa notte. Avvinghiato a Shaila, Lorenzo ha dichiarato: «L'ho l'ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie, lei vede in me un idolo, un dio, passa tutti i giorni con me». Ha proseguito dicendo: «Eppure io arrivo a pensare, però aspetta, basta con questi flirt». Sì, ok, io sono uno charmant, hai presente cosa significa charmant? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall'altra persona. Io sono questo, sono così, è vero e lo so. Un monologo da narcisista estremo, che non ha trovato obiezioni da parte di Shaila Gatta. Spolverato ha continuato dicendo: «Ma poi ho pensato sarebbe bello rendere questo esclusivo per una sola donna. E dico perché. Cosa ha Helena che io posso portarmi fuori? E lì mi sono detto che non era lei, ma eri tu. Ma non solo Helena. Io qui sarei potuto andare avanti con altre, quelle che voglio qui. Ma c'era questa cosa, mi sono detto con questa Shaila, ci sono le scintille, perché non le ascolti?» Infine, Lorenzo ha accennato al fascino che eserciterebbe su un'altra concorrente. «Oggi è venuta Maria Vittoria da me», ha concluso il modello rivolgendosi a Shaila, «ma non so perché. Io le ho chiesto se le mancava Tommaso e lei mi ha detto che con lui non c'era nulla. Poi mi ha detto: non ti nego che mi manca la sua compagnia e non ti nego che quando vedo te in costume penso anche a lui. E io non ho capito perché il